Buonasera Lorenzo, come sta andando questa 2 giorni al Teatro Bolognini a casa tua? Questi 2 giorni a casa mia sono andati particolarmente bene, pubblico anche molto festoso. È stata un'esperienza per me fondamentale perché comunque è il teatro che più mi rappresenta, anche perché questi 2 giorni festeggio 20 anni in teatro, proprio con questa ricorrenza qui e in questo teatro, quindi per me è veramente un onore essere al Bolognini. Nel 2000, quando iniziai, proprio il 24 di gennaio, eravamo in un teatro, era un teatro, mi ricordo, un teatro Verdi che non esiste più a Pistoia, e poi è diventato, diciamo, e poi ha preso il posto in città il Teatro Bolognini, e da qui sono susseguite tantissime date, e di cui ben 24 sold out, e quindi per me è un onore essere tornati direttamente in qui, quello che chiamo il teatro casa mia, senza nulla togliere agli altri splendidi cui sarò, però questo è quello che rappresenta più la mia attività. Quante date mancano alla fine di questo tour 2020? Manca Prato, 28 e 29 di febbraio, manca Santa Croce sull'Arno, il 10 di maggio, manca Arena Rufus Thomas al Torino Terme, Emilia Romagna, il 17 di maggio, e manca, importante per i nostri aficionados e i miei aficionados della mia provincia, il nostro adorato Agliana, teatro con cui ho un bellissimo legame con loro, e che approfitto per salutarli, e saremo al Teatro Moderno d'Agliana il 21 e il 22 di marzo, sempre con Biancaneve. Da segnalare che questo, con stasera, è il quarto sold out, speriamo ce ne sia altri, ma insomma, sono veramente soddisfatto di questa opera, perché è stata lunga la realizzazione, la gestazione di tutto, e insomma esce a 2 anni di distanza. È stato un parto.